il ritorno alla Bibbia sia per essere di un immenso vantaggio per una spiritualità cristiana più illuminata e più solida. E non soltanto, guardi, per dei gruppi particolarmente dotati o particolarmente preparati, ma per tutto il popolo fedele, perché Dio, la sua parola, l'ha scritta per tutti i suoi figlioli, e a tutti la Chiesa la offre, e la offre a tutti come alimento del loro spirito. Quarant'anni fa, il 18 ottobre 1976, moriva a Bologna il cardinale Giacomo Lercaro. Dal 1952 al 1968 ha guidato la Chiesa di San Petronio. 16 anni in tutto, ma ricchi di trasformazioni e riforme, a partire da quella liturgica e poi l'inaugurazione di nuove parrocchie e nuove chiese, ricostruzione post-bellica, carità e amore per l'arte e la cultura, promozione sociale. Questo e molto altro la sua azione pastorale in diocesi, che dal 1962 si intracciò all'impegno nel Concilio Vaticano II, di cui dall'anno successivo fu uno dei quattro moderatori generali. Anni cruciali in cui si condensarono scelte e impegni epocali che hanno lasciato il segno per decenni. Martedì, nell'anniversario della sua scomparsa, la sua amata chiesa di Bologna lo ha ricordato con una messa di suffragio in cattedrale presieduta dall'arcivescovo e una giornata di studi in collaborazione con l'Università, la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e la Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII. Nell'apertura della celebrazione eucaristica, la testimonianza del vescovo ausiliare emerito, Monsignor Ernesto Vecchi, per anni segretario del cardinale Lercaro. L'episcopato lercariano è stato ricco e complesso ed è giusto approfondirlo con studi scientifici per evitare interpretazioni parziali o ideologicamente interessate. Ma il suo comune denominatore è ben chiaro. L'arcivescovo Lercaro è stato soprattutto un liturgo e un pastore che ha vissuto la Messa come il sole della sua vita e il propulsore della sua carità eroica. Se condividiamo il pane celeste, diceva citando la Didache, come non condivideremo il pane terreno? Durante l'omelia, Monsignor Zuppi ha ricordato l'opera e l'insegnamento del suo predecessore. Il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Credo che queste parole dell'Apostolo siano state la serena consapevolezza del Cardinale Lercaro, che ci ha abbandonato 40 anni fa. Tra le mani di quel Signore si è abbandonato, che ha celebrato con tutta la sua vita. Nel 61 aveva scritto: «Ho pensato più volte, se casomai per un assurdo l'eternità non ci fosse e tutto finisse con la morte, mi troverei buggerato?» E ho concluso che anche in quell'assurda ipotesi l'avrei indovinata a vivere da cristiano. Perché in quelle rinunce, in quell'accettazione, che quelle rinunce e quell'accettazione mi hanno consentito una vita più serena, più fresca, più gioiosa che mai e anche più sana. Ma la memoria non è ricordare tutto, sarebbe impossibile, ma è rivivere nel Signore,
affidare e affidarci a Lui, trovare le nostre radici e la larghezza del disegno di Dio. E guardare sempre con stupore questa stella così brillante che tanto ci aiuta. Entrambi gli interventi della Messa sono disponibili in forma integrale sul nostro canale di YouTube. Al termine della celebrazione, la visita e la preghiera alla tomba di Lercaro, che si trova entrando in cattedrale dalla sacrestia sulla sinistra, vicino all'altare di Santa Pollinare. Un breve momento di festa e condivisione ha riportato in arcivescovado alcuni dei tanti ragazzi del cardinale. Sono stati la sua famiglia e sono stati aiutati nei momenti di difficoltà a crearsi un'educazione e un titolo di studio per il futuro. Con commozione hanno rivisto i luoghi dove erano stati ospitati in episcopio per tanti anni.